Al blasone di Foligno scendono in campo Foligno e Cannara, padroni al secondo test match precampionato dopo quello con il Tolentino, vinto dai Falchetti per 2-1, mentre il Cannara alla loro prima uscita. Arbitro il signor Candoli della sezione di Foligno. Il Cannara si porta subito in attacco, prima con Vitale che dal limite sfiora l'incrocio dei pali opposti e a seguire con Bagnolo che ci prova dalla lunetta mandando la palla sul fondo. Il Foligno comincia a farsi sotto. Zerbo al dodicesimo entra in aria colpendo il palo con la palla che finisce in angolo, dalla cui esecuzione ne scaturisce un batti e ribatti in aria, con questa che sfiora il palo alla destra di Lori. Settimi al tredicesimo ci prova in rovesciata, mandando la palla sul fondo. Fichi al diciottesimo vede Lori fuori dai pali, provandoci, ma l'estremo ospite fa sua la palla. Moracci al ventesimo, prima colpisce la barriera, poi sulla traiettoria trova Nuti, che devia la palla in angolo. Marianeschi al 27° manda la palla alta sopra la traversa. Moracci al 28° anche lui la manda alta. Vitale al 36° la mette in mezzo per Ubaldi, ma Bocci riesce a deviare la palla in angolo. Sanseverino al 43° mette la palla in aria per Zerbo, ma Lori riesce a deviarla, mandandola prima sul palo e poi in angolo. Giannò al 44° serve di Nicola, ma anche questa volta Lori riesce a deviare. Il Cannara passa in vantaggio al 40° con Ubaldi che la infila in rete. Al ritorno in campo dopo la pausa, il Foligno si porta subito in attacco alla ricerca del pareggio. Zerbo al 10° da calcio piazzato la manda alta sopra la traversa. Bagnolo al 13° manda la palla in rete, ma il signor Candoli annulla per fuorigioco. Già Beucci al 21° direttamente da calcio di punizione la infila sotto l'incrocio dei pali per il pareggio del Foligno. Bagnolo al 26° entra in aria ma Nuti riesce a respingere. Bazzoffi al 32° sfiora il palo alla sinistra di Rovani. Marianeschi al 34° da fuori area ci prova ma Cocchini si distende deviando la palla in angolo. Sul ribaltamento di campo Bagnolo la mette in mezzo dove pesca De Santis che la infila in rete per il vantaggio del Cannara. Nuti al 40° serve Ortolani che manda la palla alta sopra la traversa. Al 47° dopo 2 minuti di recupero il signor Candoli manda tutti negli spogliatoi con il Cannara che si aggiudica il derby estivo.